finalmente si gioca, la prima cosa che mi viene da dire. Poi è chiaro che c'è grande motivazione, grande voglia di giocare davanti al proprio pubblico. Anche oggi c'è stata la testimonianza della Curva Nord di grande vicinanza e di grande sostegno a questi ragazzi, a patto che si rispetti un po' il dogma che tutte le tifoserie vogliono, che è quello di, insomma, di onorare la maglia, ed è un dovere professionale di ognuno di noi, al di là della piazza. Quindi a maggior ragione che si gioca in un contesto come quello di Pescara. Come ci si arriva? Si arriva sicuramente con un discreto livello di preparazione. Le amichevoli hanno avuto degli alti e dei bassi, come è normale magari che ci sia in preparazione. Ora con il mercato si è completata la rosa. Chiaramente chi è appena arrivato ha bisogno di tempo alcuni hanno bisogno di tempo per trovare la forma, altri potrebbero essere già a buon punto perché Desogus ha giocato, comunque lo stesso Vergani si è sempre allenato con il gruppo squadra, forse gli manca la partita, per cui ci sono varie condizioni di chi è arrivato da tenere sott'occhio. Per il resto poi abbiamo, come hai detto bene tu, un big match pronti via, dove conterà, secondo me, soprattutto una cosa. A un certo punto, chiaro che l'approccio fa sempre la differenza, ma a lungo andare, dove la condizione potrebbe venire meno da entrambe le parti, chi avrà più voglia di portare a casa la partita attraverso la determinazione, la capacità di soffrire, la determinazione, che devono essere armi comunque sempre valide, ma a maggior ragione in queste prime fasi di una stagione dove la condizione può essere non ottimale, diventeranno fondamentali, perché mi aspetto magari che verso la fine le squadre possano, mi auguro di no, la nostra, però è tutto possibile che si allunghino gli spazi e lì ci sia un'altra partita rispetto a quello che può essere l'inizio. Avellino è una squadra simile alla nostra, nel senso che sta vivendo un momento di cambiamento radicale della rosa. Ha preso dei giocatori mix con giovani che l'anno scorso hanno fatto un buon campionato, Guadagni, Russo, Ricciardi, e comunque hanno delle sicurezze, delle certezze, quindi grande rispetto, e poi tutto qui, nel senso che poi anche noi dobbiamo incutere il giusto timore, ma lo dobbiamo fare al di là del blasone del nome attraverso una prestazione, attraverso una prestazione che è fatta comunque, deve essere fatta di sostanza ancora prima che di tecnica,